Questo gioco contiene scene di suicidio, autolesionismo, abusi, traumi e bullismo che potrebbero turbare alcune persone. Inizia bene, diciamo, questo nuovo Silent Hill. Voglio mostrarti una cosa, puoi venire alla villa? Oh già, me l'ha detto Maya di venire qui. Ma Maya è morta o no? Che brutta! Ma che è sta mano? Ah, perché si sta tagliando? Vabbè, ma è un cotechino, scusami, non è un polso. Vabbè, ma io mi metto comodo, Ci vuole il tempo che ci io modo avverto, se non succede qualcosa... ecco, finalmente. Eccolo. Coccia a triangolo, chi è? Vedi che ti vuole aiutare. Questa è quella che ti vuole aiutare. È quella che si sentirà più in colpa di tutti quando ti suicidi. Sii fiera di quello che sei. Madonna, Meli, quando ti stai a pendere i coglioni. Ce lo stiamo chiedendo. Perché cazzo tu non chiami? Porto Rio. E perché hai i ciuffi sotto gli occhiali e non sopra gli occhiali? Ah, vedi che è morta qua. E Maya è morta. Però lei riceve messaggi. E i messaggi chi te li manda? Però vai avanti in nome di Gesù Cristo. Sennò veramente mo' mi addormento pure io. Qua invece di 2 ore e mezza dura 3 ore sto cazzo. Che cazzo, tu mi hai i coglioni. E dai, su, basta sbadigliare. Per favore, Dio, mi sto uccidendo. Vuoi giocare un po' tu? No, perché poi mi dite male, perché io so quello che faccio. Cosa fai? Corro, sempre. Ma non puoi, non si corre. Beh, dai, muoviti, Cristo. Per favore. Beh, non si può correre qua, eh. Ho capito, ma manca andare così piano però, figlio di puttana. Questo è così che sono 6 volte che vedo sta stanza, porca puttana. Aspetta, c'è un testo da leggere. È tutta colpa tua, solo tua. Sei una stronza insensibile. Mi hai rubato la mia unica amicizia, il mio posto in questo mondo, tutto. Non hai talento, non sei speciale. Secondo te quelle macchie del cazzo sono arte? Sei sbucata dal nulla, hai rovinato tutto. Affanculo, 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 affanculo. Non voglio più vederti, sono una testa di cazzo mostro. Non mi pare che l'arte di Maya siano schizzi di colore, quindi sicuramente è Maya che scrive a qualcun altro. A lei, lei è invidiosa. L'ha detto all'inizio, devi leggere tra le righe. Facoltà di medicina, legge tra le righe. Prima devo leggere righe, però. Universität Deutschlande. Orientamento gentile e matricola. Le diamo il benvenuto alla medicina. Sì, fondata nel 1709, la MUD è una delle istituzioni più antiche e stimate d'Europa. No, i nostri laboratori di ricerca all'avanguardia. Quando 24 settembre, dove? Auditorium centrale. Per l'università. Io gli sbadigli stereo, Rocco a sinistra, questo a destra, mi sembra un po' persa. Se c'è qualcosa che non va puoi dirmelo. Lei la ama. Mamma e papà stanno urlando, li sento parlare di bancarotta, quindi significa che sono rimasti senza soldi. Non voglio, non andartene mamma, non voglio rimanere qui. Non voglio rimanere sola con mio fratello, ma sto fratello. Mamma se n'è appena andata, mi ha detto di togliermi di mezzo, devo andarmene di qui, voglio scomparire. Ma dove posso andare? È solo un brutto sogno. Amelie si è suicidata. Pure. Penso di dire, perché è chiaramente la stanza di Amelie questa. Ha pure le bottiglie di birra. Sì. Questa è la stanza di Amelie. Deve andare all'università di medicina di Amelie. Va indietro. C'ha un fratello. Te l'ha dato tutti gli indizi. Sono 4 persone. Non è che giovane studentessa trovata morta. Ipotesi di suicidio. Erano le 10 del mattino di ieri quando il residente ha denunciato la caduta di una studentessa. Ora scopriamo che si chiama Amelie. Dal tetto di un condominio di Kattenstadt non sono stati rinvenuti biglietti o diari personali, ma gli inquirenti sospettano che si tratti di suicidio. Ma Amelie non è così, vero? Vedi? E allora lei parla coi morti al telefono. Però porca puttana, cioè... è un gioco in cui non vai avanti se non leggi tutto. Walking Simulator! Madonna, ma sono tutti uguali, sono fatti con lo stampino sui giochi. Arriva sempre il momento in cui cammini nel corridoio della scuola. Perché sono tutti ragazzi adolescenti. Sono fatti con lo stampino. Comunque questo si vede che la scrittura ci deve essere dietro un 3, 4, 5, 60 anni. No, vabbè. Mi hanno mangiato una scala. Sì, ma è tipico, al liceo tirano tutti le scale. Witch Locker. What the hell? Ah, ma siamo Maya allora. Ma è un po' eccessiva questa cosa. Capito? Sei Maya adesso. Ma scusami, i tuoi disegni fanno schifo, non è vero oggettivamente. Perché le dicevano così?
Oh, ma magari ci mettessero dei disegni di merda, sai? Cioè, capito? Sì. Fai dei capisco. Disegni di merda, Cristo. Falli percepire questi disegni di merda. Cioè, fate una tipa che fa dei disegni brutti, ma ci crede tanto e che è anche bruttina. Cioè, ripeto, è una figa che fa disegni belli, no? È implausibile. Cioè, mai al liceo artistico dove sono andato io le avrebbero fatto un busto nell'atrio. Oh, quanto dura sto gioco? Dura quanto dura il senso di inadeguatezza dei ragazzi. 3 anni, poi finisce. Poi subentra il senso di inadeguatezza rispetto all'agenzia dell'entrata. Dai, ci sta inseguendo qualcuno. Bello, sono bellissime alcune intuizioni. Questa è molto bella. Fa veramente schifo, cioè il muro che si muove con gli occhi e tutte. È la storia che è una merda. No, devo andare di qua. Capisco un cazzo. Why are you chasing me? Perché? Perché c'hai ciliegie in bacia, sarà Maya morta. Guarda i disegni a destra. Questo è l'unico disegno. È lei, vedi? È Maya. È Anita. Siamo noi. Ma non mi pare. Sì, sì. È Amelie. Oh no. È uguale. Capito? Loro erano innamorate. Ma di che cazzo parli? Wait a sec. Quindi questa è la prima volta che abbiamo conosciuto Maya. Those glasses look good on you. Ti stanno bene quegli occhiali. No, Amelie. Sorry, she's so cute. Vedi? Che t'ho detto? Non ho potuto farne a meno. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Sei sempre la benvenuta. Hai capito? Sì, Maya e Amelie. A Maya importava solo di Amelie. E lei era gelosa. Era come se io non ci fossi, ero invisibile. Quindi abbiamo capito che l'abbiamo uccisa. I borrowed that book you wanted. Ho preso in prestito il libro che volevi. I finished it. L'ho finito, quindi ora è tutto tuo. Lo devi riportare prima in biblioteca e fare il cambio, signori, se no ti mandano la multa a casa dopo. I wrote my impressions in a letter. Leggilo quando arrivi a casa. E lei si sta andando a suicidare, capito? È chiaro. Quel libro dov'era? È qua. No, è fisica. No, fisica. Dai, vabbè, basta. Quanto è bello sto ambiente. Molto bello l'ambiente. Eccolo. Destra. Mocca mammi. A quanto pare qui c'è spazio per un libro. Aspetta, forse so cosa sono. So pure io, sono 2 palle grosse così, so. Madonna. E nel nostro armadietto. Madonna, nonna, il ponte, che 2 coglioni. Ma scusa, ma tu non puoi far così. No, no, ma io sto... Lentamente ti sei sciolto sul divano. Il gioco, scopro, ma hai rotto il cazzo, ma hai rotto. Ma hai rotto il cazzo, Aina. Vai nell'armadietto, dai, cerca il libro a destra, vai, corri, dai. Dai, più veloce, dai, al galoppo. Uè, sono uè. Al massimo della mia velocità. Uè. L'armadietto di Mayal. It wasn't here before either. E vabbè, ragazzi, è finito. Aspetta, il tempo. Aspetta. Ci vediamo la prossima volta. No, ecco, posso esaminare questo. What? Tanto questo dobbiamo finirlo. Qua c'è scritto 1, vedi? E qua c'è scritto 2. Trova 3 e abbiamo trovato che cosa dobbiamo fare. Quello è quello di Amelie, cioè le farfalle. Ah, avevano gli armadietti uno di fronte all'altro. Questo è quello di Anita. È un problema per una ragazza diciottenne adesso aprire questo armadietto, invalicabile. Allora. 3, vedi che 3 sta sopra la soffitta là. Ma io che cazzo ne ho? Devi andare a vedere sugli armadietti, hai 0. Allora, 0, 3, 1, 2. Se non è così, c'è sotto. Si è aperto. And I can't look away. Anche scritto la LIAR sotto. I colori, capito? LIAR.
quattro, capito? Mia cara Emily, ricordi quando ti ho detto di voler vivere come un fiore di ciliegio? Volevo la bellezza e la dignità del momento fugace in cui lasci andare la vita. Volevo l'audacia di fiorire, sapendo che non è per sempre, per poi cadere sfoggiando i miei colori. Ho incontrato chi mi ha fatto provare emozioni diverse. Lui mi ha mostrato un mondo nuovo, mi ha dato speranza. Ho pensato seriamente che potesse aiutarmi a trovare una nuova me. Ne ero convinta con tutto il cuore. Ma le persone non ci capivano e da noi volevano altro. Infine, mi hanno rubato ogni speranza, mi hanno rubato anche lui. Ah, quindi non era lei che voleva, ma era il fratello che... Capito? È il fratello. Sempre che... sei il fratello di Amelie, non lo Vabbè, non me ne frega un cazzo, non me ne frega, voglio che finisca. Vorrei tanto scappare insieme a te. Allora è lei che voleva, capito? Cioè, voleva lui, ma voleva anche lei, era un po' liquida. Come si dice adesso? Fluid. È liquido, perché non è un fluido. Mai hai tutto, sei molto più brava di me. You're way more talented than me. So why? Allora perché? Perché mi hai rubato Amelie? Perché è più bella di te ed è più brava di te. Funziona così. Amelie è mia amica, lei è mia. Volevo solo farle abbassare la cresta. Mi stava portando via Amelie. Ma alla fine non era manco un trio amoroso, che palle, oh! E c'è qua, di là! Le sinistra. Entra di qua! Perché? Perché sì, entra di qua, in nome di Dio! Attendo, 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 questo mo esce, torna indietro. Vai, mo gira a destra, devi attivare il trigger, che gioco di merda, porco due! Ma questa esce dove cazzo gli pare, come puoi vedere? Sinistra, destra e sinistra. Mi faccio fare tutto il giro e poi me ne vado qua. Guarda che brutta meccanica, che palle! I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one. In the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Così l'ha detto la mamma, un po'. E mo si etta, ma rinizia tutto quanto da capo perché è un gioco. No! No! No, no. Ma stavolta si butta. E invece no, è svenuta prima all'indietro. No, oh, è iniziata la volta. Quest'ultima parte la fai tu. No, 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 no. Questa la... No, sei troppo bravo per me, non posso raggiungere. Ma non bisogna fare niente, un cazzo! Ma in quel niente sei molto bravo. Io non leggerei più un cazzo, no, qua devi leggere per forza, non ti si blocca le cose. Senti, facciamo una cosa, vediamo chi l'ha scritto. Vediamo quanti anni ha. Io punto su non più di una trentina d'anni, purtroppo. Destra, gira a destra, no, io ti leggo. Vai dritto, non apri porta, vai dritto. Porte... Tanto stava scritto no fanculo! Però guarda, adesso me ne fanno aprire, prima o poi ci troverò qualcosa. Tu cazzo, ci cioè, no, mamma arriva si Beppe che ti insegue. Ti diverti ad aprire porta? Tu vuoi generare sofferenza in me, no? No, 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 è che qua tutto quello che apri potrebbe avere un libricino dentro, che se non lo leggi sono cazzi tuoi. Ma il bagno è buono però. No, quello è il cesso, eh. Quello è il soggiorno, io un po'. Possiamo andare avanti in nome di Gesù bambino?
Oggi il mio nuovo compagno si è presentato con la pizza. I bambini sarebbero assolutamente un papà, ma loro non riescono ancora ad accettarlo. Poi se n'è andato visibilmente infastidito. Spero che non mi detesti. Mia figlia ha fatto un disegno con la nostra famiglia. Siamo sorridenti e ci teniamo per mano. Sarebbe stato carino se avesse disegnato anche lui. Si rende conto che diventerà padre della famiglia. Oggi i bambini hanno perso le staffe di fronte a lui. Era esausto per il lavoro e ha detto che voleva solo riposarsi. Mi fa stare tanto bene, ma io non riesco a ricambiare. Mi ha detto che i colpi sulla porta del ripostiglio gli impedivano di rilassarsi come si deve. Ormai passo a trovarmi raramente. Se non faccio qualcosa, porca puttana! Cioè, lei voleva un supporto psicologico più che un marito. Voleva un papà. So cosa c'è nel ripostiglio, ma non riesco a guardarci dentro. Voglio solo essere felice. È così grave, non ce la faccio più. Andiamo a vedere cosa c'è nel ripostiglio. Magari c'è una bimba morta. Ti ha incuriosito il ripostiglio? La Corte federale ci ha incaricato di negarle la custodia dei suoi figli. In caso di obiezione la preghiamo di contattarci più presto. Frank Fisher, centro di assistenza del falso nel posto. Vabbè, Maya aveva dei problemi, dai. Maya, Amelie. No, Amelie non aveva dei problemi, questo sarà ancora Maya. Trovato il corpo di un bimbo nel frigorifero, madre è arrestata. La donna afferma di aver rinchiuso il figlio nel ripostiglio per punizione e nel ripostiglio o nel frigorifero. O di averlo lasciato rinchiuso per più di un giorno. Il mattino seguente, dopo aver notato il corpo senza vita del figlio, quindi decide di nasconderlo nel frigo. Dopo aver raggiunto l'abitazione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo del fratello nel frigorifero. L'arresto della madre è avvenuto dopo la sua confessione. Passiamo adesso al calcio, il ritorno del Chievo. È bello sto ripostiglio. C'è la merda sul ripostiglio. Ma vedi che ci sono i fiori di ciliegio. La mamma è il mostro, capito? Che sembra un videoclip anni 80 sta cosa. Perché è un video. È un video. Ma perché è diventata una cosa sui genitori cattivi? Cioè, ti rendi conto che quel gioco che abbiamo giocato con i bambini rapiti era molto, molto meglio. Scritto meglio, più inquietante. Più inquietante, fatto con una grafica fatta per bene. Indovina chi arriva adesso? La mamma. È complicato muoversi quando va tutto a scatti, ma te lo dico. Devi vederle quelle cose là. Capito? Che se no non si attivano i trigger. Come cazzo faccio a vedere se ce l'ho attaccato al culo? Mi devi trovare la porta 3B. Porca puttana, che rottura di coglioni. Sembrava che avessi trovato una via di qua con la 3B, destra. CB, un po' basso. Oh, vabbè. Così inutile sto mostro. Devi che callare. Quello. Ah, vedi? Si stanno togliendo le catene. Devi trovare l'ultimo Cristofa. Gesù Cristo. No, non morì, per favore, ti scongiuro. Per favore, non morì, dai, per favore. prova tu, io mi sono rotto i coglioni di pastello. Per favore. Comunque siete un cazzo a me, non so perché. Ma io non vedo un cazzo. La puttana di Eva. La Madonna. Che brutto. Madonna che... Porca la troia tu bastarda. C'è un'altra valigia lì. Sì, vai là. Porca di quella... Ma non perché mi faccio spaventare, perché devo iniziare da capo, porca troia! E questa è la paura. Questa è la paura più grande. Porta la gonna. Ma perché non si può dire? Porta la gonna. Io lo sapevo quando dovevo prendere il giovedì in mano, ogni vuota va più così. Ma poi ti blocca, ma come hai fatto a sopravvivere a sta tragedia, oh? Mi dispiace averti offeso per tutto il tempo. Quando ci stanno i sottotitoli non puoi cliccare la X. Cioè non puoi cliccare niente, ti blocca tutto, ti blocca. Non vedo un cazzo, riappicci la torcia di merda. In nome di Dio non vedo niente. No, non mi avrai, figlio di puttana. Giro di qua. Bravo. Giù di qua, entra. Non ce l'aspettava proprio. Non vedo niente.
niente. Perché c'ha la luce rossa, giusto? Voi non potete capire, ma io non vedo veramente un cazzo, C'ho la luce rossa sul rosso, capito? La Madonna però, Questo secondo me è il finale, perché è difficile sta parte. Mamma ha già visto. Può spegnere quella luce dietro, da questo lato non vedo niente. Buono, dai, questa è la soluzione. Mamma, che cazzo. Però mo mi sono perso la valigia. Vabbè, quello è il tavolo. Poi la valigia la troviamo di continuo. Buono così. Non vedo un cazzo. Porto Rio. Non vedo niente, Vai, verso la luce. È molto vibrante la cosa. Porca di quella puttana della mano. Oh. Fai in quella zona là, ma io pensavo che erano tre le cose, sono di più. Se questo gameplay lo monta Sabrina, io sono veramente addolorato, perché lei l'ha già patito sto gioco. No, ho sbagliato. È poco. Stata lei è una grande appassionata di Silent Hill, Sabrina. Se lei pure mi ha detto guarda Mario, è una mezza cacata, però non pensavo a suo livello, cioè, non pensavo proprio. Ok, l'ultima. Manca l'ultima catena davanti alla porta. Sì, ma è troppo lungo. Cioè, le altre erano facili rispetto a questa qua. No, Nicola. Sentimi, spegni pure questa luce, perché sennò non riusciamo a... lo so, me ne frega un cazzo, ma io non vedo, Questa porta perché fa così? Perché deve rompere i coglioni. Cioè, ma secondo me fa qualche differenza. No, io ho un'ansia che si taglia con il coltello. Con Cristino. Comunque è il nemico più palloso che abbia mai visto. È una delle cose più stupide e obrobiose che io abbia mai giocato. Vaffanculo! Buono, devo capire dove cazzo di girarmi. Oh, la parte più brutta. Gonna be alone forever. Mamma mia. Non c'è il finale strappalato, perché lei vede che è stata anche lei ripresa da qualche parte nei disegni. Is this? Hai visto? Me? Quanto è telefonata sta cosa, oh? Ti fa davvero così paura quello che pensano gli altri? Be proud. Sii orgogliosa. So. She didn't notice me. Quindi io sono morta? Se disegna tutte le ragazze morte. Stavo pensando la stessa cosa. Quindi praticamente lei ci ha disegnato e in realtà siamo morte, ci siamo suicidate da qui perché avevamo un'infanzia di merda. I was so... Quando mia madre apprezzò il mio primo disegno ero felicissima. Capito? Adesso noi ce ne stiamo andando in pace perché abbiamo scoperto Dio che grazie. Siamo morte. Amelie è morta. What should I do? Amelie, che dovrei fare? Chiede lei. Capito? Questo è il disegno è finale con tutte le ragazze. E lei si è uccisa dicendo questo è il mio capolavoro, non farò meglio. Brava Maya. I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. I didn't matter. No matter what anyone said. I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. Thank you, Amelie. You were always there for me. Per favore ucciditi, ma veramente però. Madonna, se ricominciamo in quella stanza.
invece non è morta. I am here for you, Anita. No, Amelie è l'amica psicologa che tutte le ragazze vorrebbero, giusto? Amelie? Ma quindi è viva lì. Amelie? Amelie è viva. Sono tutte vive, chi cazzo sono? È quelle... morta solo Maya. Motoyo Akamoto. Okamoto. Io devo cercare chi cazzo l'ha scritto. Motoyo Okamoto, il producer della serie, ha riscoperto i ruoli director e scenario director insieme a Short Message. Koichiro Ito, lo story supervisor. Masahiro Ito was worked at the first game. È il primo, però, è il designer dei mostri. No, no, Koichiro, non Masahiro. Koichiro non si fa vedere. Noi ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. È stata veramente un'avventura tremenda. Alla prossima. Mamma mia, che palle e pesantezza.